Comunque, oggi si parlerà di alieni. Il tema non è stato scelto a caso. E niente, gli alieni sono un argomento molto vasto perché comunque si collegano. Ecco Stefano. Eccomi. Ciao. Salve. Ciao. Come va? Bene, no, stavo dicendo, gli alieni, sono un argomento molto vasto perché sono ormai diventati una specie di mitologia moderna, nel senso che si è creato un mito con diverse interpretazioni, sfumature sull'alieno. Mentre noi siamo qui alienati in casa per via del corpo. No, vabbè, è iniziata adesso la discussione. Vabbè, è iniziata tipo da neanche 2 minuti e mezzo. Ok, sai che la mia sarà un'entrata in scena piuttosto breve stavolta, che sono, ecco, scombussolato, mi sto alienando. E niente, è inserito in miniatura. L'Alien di Ridley Scott, l'ultimo album. Sì. Quindi intendevi partire da lì o insomma No, no, l'ho sviluppare messo un discorso? perché. No, non lo so, l'ho messo perché mi piaceva l'immagine. Sì, mi ispira, diciamo. Alien, già il nome la dice lunga. E insomma, proponi tu delle domande, fai tu se tu il rettore, il capo. No, ma Alien è interessante perché effettivamente nasce dagli scarti del film di Dune. No, hai presente che dovevano fare il Dune, il film tratto da Dune, il romanzo, fu scartato il progetto, utilizzarono appunto gli scarti dei costumi e dei concept art per fare appunto Alien. Sì, però poi Dune è stato realizzato dopo, da Lynch è stato tutto tagliuzzato, tra l'altro. Sì. Sì, fra l'altro poi Blade Runner, insomma, Ridley Scott è un po', Ridley Scott, è un po' esperto nell'ispirarsi agli altri, prelevare anche delle scene, no, nella versione, quella che uscì sui grandi schermi di Blade Runner. No, c'è il finale con le scene tagliate di Shining. Quello è il finale, invece, insomma, sono quelle scene dell'incipit, dell'apertura di Shining, quelle eliminate dal montaggio. Non lo sapevo questo. Sapevi? No, perché tu hai visto, probabilmente, hai visto il Blade Runner. Sarà quello che circola adesso anche su Netflix, poi la Director's Cut, però sì, nella versione che vidi io, in un video perché non, troppo piccolo per vedere al cinema, no, cioè, insomma, quando ecco, Deckard si invola, anzi sì, viaggia in macchina, c'è quella panoramica dall'alto, sono le stesse scene di che compaiono, anzi, che non compaiono in Shining, che Ridley Scott ha utilizzato chiedendo il permesso a Kubrick. Vabbè, c'è da dire che quel finale forse è uno di quelli che rovina un po' Blade Runner, perché non c'entrano quasi nulla con i toni e l'ambientazione. Cioè, si vede abbastanza che è di un altro film. Sì, infatti poi quanto pare sì, no, perché era comunque un finale, l'incipit di Shining è abbastanza inquietante, già di per sé. No, invece il Blade Runner è uscito nei cinema, questo finale conciliatorio, quindi loro che si immergono nella natura e sembrano due perfetti umani che non lo sono affatto, come si sa, insomma, senza fare spoiler per chi non l'ha visto. Non sono degli alieni, degli androidi, forse, probabilmente, no. Vabbè che in
Ritornano ad Alien e tornano anche al tema androidi, cioè forse Alien è quello con i migliori androidi, proprio con il concetto d'androide, il fatto questi esseri che appunto sono più alieni di Alien. Sì. Con questo sangue bianco latteo, il fatto che praticamente possono sopravvivere, possono praticamente Sì, sopravvivere a qualsiasi danno. fra l'altro i fan di Scott si aspettavano il proseguimento della saga di Alien, invece al momento pare essere occupato da altri progetti, chissà. Lui dice che lo girerà, però anche una certa età, insomma, dovrebbe affrettarsi, vuole venire incontro agli interessi dei suoi appassionati, ecco, legati alla saga di Alien. Allora, io ti dico, scusate lo sbadiglio, che personalmente, cioè, se me lo deve fare come l'ultimo, no, perché l'ultimo si vedeva che era stato fatto abbastanza di fretta, cioè con degli effetti speciali che in confronto a Prometheus erano proprio di 10 anni indietro. Sì. Cioè, si vede A proprio me che gli manca, hanno sai che tagliato. a me manca, ma non vengo motivato da alcuni ne parlano benissimo, altri l'hanno stroncato. Mi pare di capire che sei di questa seconda fazione fra quelli che non l'hanno molto amato. Sì, perché obiettivamente si vede che lo hanno castrato. Cioè, ci sono degli effetti speciali che dici, ma è un film di Alien o dell'Asylum? Cioè, questo è proprio il problema principale del film. Cioè, ci sono degli effetti speciali scabrosi che dici, che cazzo sto guardando? E ti E chiedi niente, ma appunto. Ora che ci penso sugli alieni, i film di alieni c'era Communion con Christopher Walken protagonista, quello dove lui aveva il trauma che praticamente aveva visto gli alieni e lì c'era tutto il film che gira tutto intorno a lui che ha visto o non ha visto gli alieni, risposta li ha visti ed è più alienato di loro. Noi viviamo invece in un mondo attualmente da essi vivono, nel senso che non sappiamo più quali siano le informazioni vere, se tutto ciò che leggiamo corrisponde alla verità, oppure siamo bombardati da informazioni subliminali, chissà, insomma, anche essi vivono a suo modo. Sì, gli alieni ci sono, sembrano più che altro degli zombie da Romero, però. Ci sono e come, vivono fra di noi, insomma, l'invasione degli ultracorpi. No, ma e poi c'era, aspetta, Alieni in realtà c'è abbastanza dal punto di vista cinematografico, tantissima roba interessante. Più che altro il discorso è appunto della fattibilità, nel senso è fattibile un alieno qua su questo pianeta, cioè se ci sono, da quanto tempo ci sono? Sì, e Perché poi comunque il c'è anche. discorso. Perché il discorso è il seguente: sono 50 anni che guardiamo le stelle e il cielo e non abbiamo ancora visto questi cazzo di UFO. Quindi dove sono? Se ci sono. Sì, no, beh. Beh, alcuni sostengono di aver avuto avvistamenti, Con chissà, storie che non stanno né forse. in cielo né in terra. Allora, non so. Però, insomma, chissà se in una società del futuro forse già l'alieno è fra noi e torniamo, ne so, a Carpenter alla cosa e può darsi anche ad Alien Nation, non so se l'hai mai visto quel film, di cui si parla di un remake ma che ancora non viene realizzato. Vabbè, poi c'è il cinema di Spielberg, Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T., la fantascienza buona un po' puerile, poi fantascienza cattiva, la guerra dei mondi, anche quello un rifacimento. No, prove tangibili noi comuni mortali non ce l'abbiamo. Si parla di Area 51, si parla di segreti occultati, celati dal Pentagono, dalla CIA, dai servizi segreti, però insomma, noi possiamo soltanto crederci o non crederci, lasciarci suggestionare, sognare, chissà, anche perché molti pensano che l'alieno sia buono, insomma.
E quindi forse è meglio che se dovesse esistere, che non ne siamo entrati a conoscenza, no? No, ma il problema è sempre quello, cioè, nel senso che è possibile che in 50 anni di ricerca, neanche una cazzo di prova, siamo passati appunto da cercare delle prove tangibili del presente, adesso a cercarli nell'antichità con teorie deliranti che cioè, non hanno nessun senso di esistere. Poi vabbè, non facciamo nomi, ma sappiamo bene chi pone queste teorie che tu stesso hai fatto notare che sono deliranti. Cioè, il classico, Ma sì, prendiamo un no, testo sono di 5.000 anni fa. solo teorie. C'è chi può abbracciare solo teorie affascinanti, però non sono al momento supportate da elementi concreti. Quindi, se si va di fantasticherie, poi uno ci può credere, e ripeto, può credere a tutto, agli universi paralleli, o a proposito sempre di Carpenter, dire come Jack Burton, no? Cos'è che dice al finale? Che insomma, soltanto adesso non mi ricordo testualmente, però non può pensare che non esista la vita aliena. Io ci credo alla vita aliena. Non so se credere al fatto che gli alieni siano scesi sulla Terra, eccetera, eccetera. Questo è un altro discorso. Non avendone avuto, ecco, il contatto di qualsiasi tipo. Ne rimango scettico, però insomma, lasciamo. Cioè, no, io adesso mi viene in mente di quei film tipo Specie Mortale dove l'alieno esiste ed è uno sporcaccione. Sì. Beh, ci sono anche le versioni un po' trash, goliardiche o demenziali, anche il film con Dan Aykroyd, chi c'è? Kim Basinger, mia moglie è un'aliena, cioè. Sì, che è veramente un'aliena, ma anche un'aliena da un altro punto di vista, quindi vabbè, ci si può sbizzarrire. No. Dicevo che sì, che poi la cosa dell'alieno è che può fare, tra virgolette, retcon, nel senso andare a riscrivere altre figure, quindi tipo mettere vampiri, lupi mannari, zombie alieni. E Sì, quindi perché permette praticamente di riscrivere da zero, proprio tutta quella che è un certo tipo di folklore, di mitologia moderna. Però anche qua è un po' un discorso complesso, perché anche qua non è detto che sia fatta bene. Poi c'è chi la fa, cioè pochi come Del Toro, per dire, ti prende i vampiri e ti rende più alieni degli alieni tradizionali. E sì. chi invece fa una porcheria. C'era un film, Dracula 3D, no, no. Dracula 3000, quello dove c'è Dracula nello spazio, però uno si aspetta il cyborg assassino Terminator, invece proprio il Dracula, quello del 1800, nello spazio. Sì, C'è una roba no, beh. trashosissima. Sì, no, beh, il cinema, la letteratura attinge sempre a questa fantasia che però potrebbe essere anche reale. E poi c'è Science di Shyamalan, vabbè, ma i film sugli alieni sono forse più numerosi dei film, che ne so, dei legal thriller, dei film. Quei processi giudiziari e quant'altro, quindi, perché visto che si vanno a toccare corde del fantastico, no? Quindi ci si può sbizzarrire in tutte le storie possibili. Lì non c'è la verosimiglianza, capito? Cioè, tutto può essere, essendo finzione, tutto può essere vero, cioè, può essere. Appunto, una suggestione creata dal regista. Se è bravo, ci può anche intrattenere, appassionarci, capito? Quindi. Se il discorso è sempre quello, un po' come poni l'argomento, poi c'è chi lo mette a gamba tesa delirando nei peggio modi, e chi invece cerca di essere più razionale e di buttarlo giù in una certa maniera. Lì è sempre una questione appunto di metodologia. Grazie.
E niente, no, un film sugli alieni che a te è piaciuto a prescindere da tutti i discorsi, ecco. Allora, io ti dico, a me piaceva tanto Predator 2, lo hanno distrutto, però non ho mai capito l'odio viscerale. Sì, non è un film particolarmente amato dalla critica, a differenza del primo, scusa, devo trovare una postazione migliore, differenza del primo, sì, io mi aspettavo nel secondo ci fosse Schwarzenegger, quando lo vidi da piccolo e rimasi profondamente deluso, quindi partì prevenuto e più che altro col sogno non di vederla lì, di vedere Schwarzenegger, invece c'è Danny Glover, però insomma sarebbe forse da rivalutare. Ecco, a proposito di alieni, è logico che se non porti la firma di Ridley Scott, di James Cameron, che è regista di Aliens, no? Scontro finale, il seguito, e invece sei registi Predator 2, che è Hopkins, da confondo con Stephen Hawking, a proposito di, o con Stephen King, è logico che la critica, ecco, lì la critica è scettica. Come chi è scettico su certi argomenti, vabbè, adesso ci divertiamo con le parole. Non so, io ho visto anche un film che è Incontri ravvicinati del quarto tipo, è un film stranissimo, film citato da nessuno, anche perché credo che l'abbiamo visto in tre persone, forse. No, io e quelli che dicono di aver visto gli alieni, no, e c'è sempre questo gufo. Ma che tu sappia, a proposito di leggende del folklore, ma che c'entra il gufo con... cioè il gufo sarebbe una sorta di emissario, di ambasciatore che annuncia che presto la persona che vede questo gufo sarà contattata proprio direttamente, anzi quasi, ecco, quasi carnale, cioè sarà proprio compenetrata, cioè l'alieno entrerà a lui. Ma guarda, ti posso dire personalmente che il gufo semplicemente è un animale che è un po' come anche il corvo, o viene venerato come simbolo di magia, conoscenza, o viene odiato come portatore di sfiga. Quindi penso che abbiano scelto il gufo perché è un animale notturno che ben si riconosce, fa la sua Sì. signora impressione e ha una simbologia dietro da cui puoi raccontare tante cose. Sì, no, spesso ecco in queste storie di UFO, torniamo a Science, no? Lì ci sono i cani che abbaiano perché per via degli ultrasuoni, non gli ultracorpi. Spesso ci sono di mezzo, vengono coinvolti gli animali, e gli animali, ecco, che hanno una sorta, ecco, di sesto senso, hanno anzi dei sensi, ma non paranormali, ecco, per via della loro natura più acuiti, acutizzati, quindi, no, quindi sì, semmai il gufo che simbolizza l'arrivo prossimo di qualche entità extraterrestre che poi diventa super terrestre, che proprio sì. Sì, infatti, incontri ravvicinati del quarto tipo non è soltanto l'avvistamento e incontrare l'alieno, è proprio entrare, cioè anzi, è l'alieno che entra nella nostra vita, ma proprio a livello fisico e non astrofisico. Sì, c'è comunque l'elemento che, come ha detto Carlo, vabbè, Carlo dubito che Carlo è entrerà, assente però stasera. chi lo va. No, Carlo aveva detto che aveva accennato a questa cosa che praticamente quando uno smette di credere Dio, paradossalmente è più propenso a credere tutto. E quindi è il discorso che praticamente molti che hanno sta fissa che stanno sostituendo il divino con l'alieno. Cioè si Sì. stanno facendo, sì, i nuovi dei, questi cazzo di alieni. Adesso c'è anche sta mania di dire che gli dei dell'antichità erano alieni. Questa fissa che bisogna dire, eh sì, perché visto che gli antichi
alcune popolazioni, perché poi ognuno aveva anche il proprio modo di intendere il concetto di divinità, avevano un modo di dire che gli dèi erano esseri carnali, ah no, erano alieni, cioè più o meno ci sono questi salti logici incredibili che dici, ma No, più siete che altro, seri? ma non credo da queste letture, più che altro dai graffiti, che già nella preistorica, oppure dalle incisioni. Ma quelli guarda che li ha abbastanza spiegati bene anche Carlo in una delle prime live, che dici, lui ha fatto un esempio ben preciso di una statua. C'è sta cosa che si vede una statua e si dice, questa è la statua di un cazzo di alieno, astronauta alieno, non vedete che ha anche i cosi del gas. Peccato che c'è i cosi per respirare, no? Tipo il respiratore, le bombole, quelle robe lì. Peccato che se uno va a vedere scopre che le bombole non lo sono, cioè sono tipo delle corna, cioè sono comunque qualcosa di abbozzato, cioè anche perché ricordiamoci che è roba fatta con argilla, quindi poi vedi che hanno il simbolo di un dio, vedi che l'armatura è sotto e ci sono il linguaggio cuneiforme, ti spiega che quell'armatura è fatta con pezzi di guscio di animali, tipo crostacei, quelle robe lì, quindi per questo ha un aspetto strano. C'è pure il nome del dio che dovrebbe raffigurare, e cavo dentro, e ha pure i buchi per far uscire l'acqua. Cioè, quindi che cosa è più credibile, che sia la raffigurazione di un alieno o che sia una fontana dedicata a un dio dell'acqua? Beh, raffigurazioni però di alieni ci sono, più che altro. Però lì, insomma, noi come possiamo sapere se veramente, ne so, No, un ma antico egizio ha visto l'alieno o ha idealizzato i suoi no, dèi ma da lui il percepiti discorso, così, insomma. Questo no, Stefano, il non lo sapremo discorso. mai. È questo che alimenta il mistero e che poi ognuno, poi è logico che lì non L'ha si può avere né ragione spiegato. né torto. No, allora lo ha spiegato Carlo. Cioè, beh, vale il discorso di porta e le prove, nel senso che l'interpretazione ufficiale ha sé le prove che sono i dati storici, i reperti, tipo il fatto che questi cazzo di sumeri tanto citati, no? Che si dice sempre che i sumeri sono sputati fuori dal nulla, cosa falsissima. Cioè, Carlo stesso è stato nel deserto e a scoprire artefatti sulle origini dei sumeri. Cioè, c'è tutta una catalogazione che sappiamo che i sumeri hanno proprio una storia molto articolata, non è assolutamente vero che non sono stati fuori dal nulla. Poi c'è sempre anche la roba che a te che sei uomo odierno sembra un cacchio di alieno, perché non sai il contesto con cui è stato scritto o fatto quell'opera. E quindi ha fatto un esempio cuscito. Facciamo caso che in un lontano futuro noi non sappiamo l'utilizzo della parola cat. E becchiamo la frase "The cat is in the table", quindi il gatto è sul tavolo. No, noi però non sappiamo che cos'è cat, sappiamo solo il cat è sul tavolo. Uno, se non conosce il uno, se praticamente vuole usare questa logica c'è scritto che il cat è sul tavolo, cioè il cat diventa qualsiasi cosa, cioè può essere tradotto come piatto, perché dicono sì, ma un piatto sul tavolo è una cosa normalissima, cioè, oppure non so, un Ma bicchiere. anche questo però non lo so, questo vabbè, però No, ma vale sempre il questo discorso non di lo no. analisi senza considerare Sì, il no, ma questo contesto. sì, però dovremmo avere soltanto quella frase, nel senso che se noi abbiamo tante altre frasi, con uno studio etimologico potremmo intuire vagamente che cosa sia cat all'interno di quella lingua, capito? Quindi, non lo so, forse non l'esempio, sì, cioè è un esempio che esemplifica la vicenda, però forse la No, ma questione appunto non è un po' più complessa. che poi il problema di certe teorie sono assurde. Poi non facendo nomi, c'è un certo personaggio che praticamente ha visto un simbolo geografico che si sa benissimo che cosa significa, che è bene dire, e lo ha tradotto con sperma. Per Addirittura fare la che teoria che questo non lo so. nell'antico Egitto c'era lo sperma. Proprio così ha tradotto, ma questo non lo so.
No, ma proprio il fatto che ha fatto un confronto con un noto matematico e il finale è una roba del tipo: ah sì, perché gli egiziani sui muri disegnavano lo sperma, cioè proprio gli spermatozoi fatti bene con il Credo sia stato codino. così semplicistico, non credo. Sì, ha Non lo so. fatto proprio sta figura di merda incredibile. Ha avuto culo che era a fine conferenza che il matematico non gli ha potuto rispondere. Ah, ma sei Però sicuro? sì, ma. Voleva proprio dire così o no? Non lo No, so. no, proprio lo ha detto, guardate, ma secondo voi gli antichi egiziani come facevano a conoscere gli spermatozoi? Beh, si accoppiavano, e come se si accoppiavano? No, no, Sapevano. no, ma il discorso è che, no, il discorso è che ha preso letteralmente un geroglifico di cui si sa vita, morte e miracoli. Cioè. E questa è la cosa bella, cioè, ha visto il primo geroglifico che assomigliava a quello e ci ha costruito sopra una teoria delirante. Sì, però insomma, vita, morte, miracolo, forse, ecco, non so, però ci sono quelli che vogliono, non so a che scopo, vogliono divertirsi su qualcosa e può rimanere nel dubbio, non lo so, o sollevare una riflessione, fare delle considerazioni, non lo so. Ma vale sempre il discorso che, ok, vuoi fare la riflessione, però non me la buttare come fede barra verità segreta che solo tu conosci, facendo poi l'invasato quando te la criticano, facendoti notare delle incongruenze. È Sì. quello il discorso. Poi vabbè, dipende anche un po' da uno come cresce, cioè se cresci in mezzo alle bestie ignoranti non puoi pretendere. A meno che non sia proprio l'eccezione che conferma la regola. Sì, no, beh, non so che non, sì, no, ma ti C'era. riferisci a chi allestisce queste teorie o chi ne fruisce e che forse capta male o forse non lo so. No, no, è un po' tutti, perché comunque questa, diciamocelo, è questa cazzo di subcultura che c'era già negli anni 90 con le varie organizzazioni massoniche che però erano molto più nell'ombra, poi c'era una roba che è cominciata, ha avuto il botto proprio anche dagli anni 2000 in poi, perché molti personaggi dicendo di essere stati rapiti dagli alieni ci hanno costruito una carriera. Hanno Sì. cominciato a scrivere Però libri. dobbiamo dire una cosa, che se noi ci attenessimo alla realtà nuda e cruda sarebbe un po' tristarella la vita. Quindi probabilmente Vai. è anche Vai. è un modo, è un'evasione, torniamo al cinema, cioè, non ci vedo qualcosa di male in questo, sinceramente, se non se ne fa un culto, ecco, se non se ne fa un culto, se può essere qualcosa che può stimolare la creatività, ben venga. Ma quale creatività che ripetono all'infinito le stesse cazzate? Cioè, l'anticreatività. Beh, no, ma no, la creatività nel senso attingere da un argomento che può suscitare dei dubbi, poi è palese che uno. L'importante è che l'intenzione sia palesemente di entertainment. Ecco, se io scrivo un libro di fantascienza, posso, vabbè, essere anche un tipo l'Asimov alla Philip K. Dick. Dietro la fantascienza potrebbe essere anche la verità, sulla base di alcune mie conoscenze che poi si riveleranno profetiche, però parte innanzitutto come pura creatività. Poi, se vogliamo, cioè Philip K. Dick non crea, ecco, Asimov, non credo che andassero dalle persone a dire: guardate, probabilmente ciò che sulla base di nostre conoscenze potrebbe anche avverarsi, però. Ecco, non prendete per oro colato. Queste sono delle supposizioni. Ecco, quello invece cioè, come fa Spielberg. Tu hai citato Carl, fa l'archeologo. Indiana Jones è un archeologo. E ben venga lì la fantasia. Ecco. Rimaniamo in un ambito ludico, capito? Se no, appiattiamo un po' il mondo, no? Stefano, vale il discorso che questa teoria, perché, ma neanche teoria, è più che altro proprio un'idea generale, barra pare religione, cioè ci sono delle società tipo appunto la Ancient
Ancient Astronaut Society, no, l'avrò pronunciata malissimo, scusate, sono mezzo raffreddato. Cerca da anni questi cazzo d'alieni e praticamente non hanno trovato nulla. E è dal 73 che cercano gli alieni ed è dal 73 che non beccano un cazzo. Cioè, quindi ormai, cioè, il discorso è sempre quello. Cioè, ci credi, è una tua fede, però le prove non ci sono. Quindi ti attacchi al cazzo quando cerchi. No, le prove ci sono, ce le tengono nascoste, che è una cosa diversa. Vabbè, vaffanculo X-Files, io voglio crederci, I won't No, believe. io posso dirlo, io ci credo fermamente all'esistenza degli alieni, esistono, però probabilmente ciò che alcuni affermano non corrisponde alla verità, ma che ci siano stati gli avvistamenti e che ci siano apparati governativi che sanno la verità, questo è sicuro. Cioè, qui non puoi dire delle balle, è certo. Sì, vabbè, ma no, ma guarda che allora è il classico discorso perché adesso mi rifaccio a un certo personaggio che Scusa, già ma in passato. Spielberg è un coglione. Spielberg, no, Spielberg è uno che sa la verità. No, ritornando al discorso, qui si crea. Io ho notato che c'è questo cazzo di paradosso perché c'è gente che crede ai cazzo di ex generali che dicono: ah, gli alieni esistono. Che poi non si capisce bene questa logica perché il governo ci vuole tenere nascosto, ma poi per divulgare questa cazzo di verità basta staccarsi dal governo. Cioè, quindi questi governi danno segreti in mano alla gente, ma poi gli permettono di andarsene e divulgarli tranquillamente senza conseguenze. È incredibile sta cosa, cioè, si crea proprio un paradosso perché come mai questi, quando sono nel governo, che hanno i segreti, non sono affidabili o diventano nel momento in cui si ritirano. Qui questi del governo fanno ritirare i loro membri più autoloquati, pur sapendo che questi dopo vanno in giro a dire tutti i loro cazzo di segreti. Perché dopo sono innocui, però prima li potevano ammazzare, no? Ma che cazzo Cioè, c'entra? no, Se perché sei il cazzo di governo, li ammazzi sempre, anche se sono in pensione. Che cazzo è che c'è scritto sul contratto di lavoro: finché lavorerai con noi, ti ammazziamo se provi a divulgare i dati. no, non c'è scritto, ma sono cose che succedono, purtroppo. No, no, ma Quello sì. Quello sì, no, adesso lasciamo stare gli alieni, però, cioè, adesso, no, che poi c'è l'invasato, cioè, il 90% di quelli che mettono in giro queste cose sono persone che o vogliono farsi pubblicità o che, appunto, arrivati a fine carriera dicono, vabbè, adesso la sparo grossa per attirare un po' l'attenzione. Poi documenti ci sono, però tutto non, no, quello sicuramente, cioè lo stesso Robert Zemeckis, secondo, cioè tornando al cinema, però fa sempre riferimento al governo, ma il fatto è che quello che loro rivelano che sia vero è vero o non è vero, e probabilmente la concezione che hanno proiettato loro stessi è una fantasia creata per nascondere altro, che nascondono gli alieni o nascondono degli intrighi di potere, cioè questo è il punto, cioè non è l'alieno in sé, Ah, secondo me è molto più probabile che è una cosa nascondano, complessa, è secondo me è molto più complesso, non probabile, è l'alieno in sé, appunto. non è che nascondono il cadavere dell'alieno, cioè non voglio che mi fraintendi, capito? È sicuramente molti segreti, ma lasciamo stare, ecco, gli alieni, molti segreti ci sono e quelli si sa che vengono oscurati, ma per ovvie ragioni, per logiche di potere che non conosceremo mai, e Ma il non neanche se. discorso. Ritornando agli alieni è sempre quello, cioè questi del governo nascondono le cazzo di prove, poi appena permettono a chi le nasconde di andare in pensione e divulgarle ai 420, ti rendi conto che è delirante? Cioè passano dal... Sì, sono tipo, sono la versione comica di Men in Black, del tipo che uno lì da loro sta 40 anni a nascondere le prove, appena va in pensione via a divulgarle. È una Sì, no, roba. beh. Sì, È una roba delirante. Cioè, non sto proprio in piedi. Cioè, questi del governo sono. Sì, cioè, i servizi segreti gestiti da Fantozzi. ah, no, beh, quello
non lo so, cioè, è logico che, no, ripeto, se uno, qualsiasi persona, va in giro e dice, beh, oggi ho incontrato il vicino di casa, non interessa a nessuno. Se uno va in giro e dice, ecco, io ho delle verità da rivelarvi, è logico che c'è chi può credere, c'è chi rimane incuriosito, c'è chi dirà, questo è pazzo, questo, non lo so, non lo so, queste persone. Se lo fanno per uno scopo, ma forse per uno scopo economico, non lo so, oppure ci crede. Secondo me ci sono quelli che sono degli approfittatori, poi ci sono quelli che ci credono, però, e ci sono quelli che di conseguenza ci credono, però ognuno, secondo me ognuno è libero di credere a quello che vuole, poi Ma insomma. Stefano, questo è un discorso un po' generico, perché è un po' come ogni fede, cioè un conto è se tu la butti sulla questione appunto puramente di fede, no? Io ci credo, un conto è dire io ci credo perché so che è una cazzo di verità ineluttabile, che non si può No, le criticare. verità ineluttabili non esistono mai, mai. Quindi Appunto, cioè, però il chi discorso è vuole sempre imporre, quello. no, appunto, chi vuole imporre un credo dicendo no, è così, quindi se voi credete, no, secondo me è sbagliato, cioè proprio a livello di partenza il suo discorso, perché tanto, cioè, ognuno può credere a quello che vuole, anche che appunto, non lo so. Che adesso non è sera ed è giorno, cioè, però poi dipende dall'intelligenza di chi ascolta, di chi legge, di chi si lascia suggestionare, coinvolgere, non lo so. No, ma è sempre quello il discorso, cioè, questo della fede, come la butti nella vita di tutti i giorni. Cioè, poi avere certi personaggi, lo sappiamo, basta contraddirli una volta sola e ti li fai nemici a vita. Però, ecco. Sì. Ah, no, a proposito, citando un certo personaggio che si è costruito il mito su questa cazzo di parola Elohim. Cioè, Elohim, sai che prima di tutto non è vero che non ne sappiamo il significato, nel senso che sappiamo che significa divinità, e prima di tutto sappiamo che la grammatica è plurale, però l'utilizzo è quasi esclusivamente singolare, cioè su 4.000 casi solo su 7 volte indica il plurale. E quindi è Sì. Sì. come appunto il divinità in italiano, la divinità o le divinità. Con l'unica differenza che quasi esclusivamente si dice la divinità. Sì, quello. Quindi cade. L'altra sera ho parlato con un ragazzo di Torino, sì, che faceva riferimento a questa questione, però sostanzialmente è che in questo concordava con te, però mi ha posto un quesito del tipo, appunto, a proposito di, cioè, allora, se noi traduciamo le cose adesso, in maniera letterale, allora semmai il discorso non ha un senso. Forse quell'Elohim all'epoca appunto non esisteva il singolare e il plurale, però appunto sarebbe di conseguenza sbagliata la traduzione. È un casino, insomma. Boh, ma questo Te che ne pensi? ragazzo chi era? Perché mi sembra strano che per dirti Cuscito, che è un vero biblista, non ne abbia mai parlato. Ma lui è un ragazzo di Torino, te ne avevo parlato, e non è esperto della. De Ah, ecco, no, mi sembra strano de, 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 perché. però conosce, ecco, ciò a cui stai facendo riferimento, a cui fa riferimento, sì, lo conosce, Vabbè, alla fine. però lui non ha. Lui no. Mi ha detto personalmente che non ha approfondito, nel senso che ha sollevato il suo interesse, però insomma, non ha approfondito, quindi non lo so. Non ha Insomma, approfondito il. in quello io, se tu mi dici che è così, ti do ragione, ma non lo so io, ecco, Non ha riguardo, ecco, approfondito il grandissimo traduttore del Vaticano che ha lavorato 30 anni, che poi i 30 anni erano uno e non per il Vaticano, ma su raccomandazione per la San Paolo.
Ma non so. Perché il grandissimo traduttore che in due righe fa 14 errori grammaticali gravi. No, è vero, è vero. Ha fatto una mega figura di merda qualche settimana fa sulla grammatica ebraica. Ma sei sicuro di questo? Sicuro. Sì, ho appena linkato un link che ne parla. Aspetta, mi fai Figurati vedere. Beh, si può vedere, si può vedere. non lo so, dovresti provare da computer. Dice dove va. Morire da ridere. Aspetta, allora sono 3 righe, 7 errori gravi. Aspetta. Vediamo un po', eh. Oddio, ma si è dimenticato. Allora, leggo Dov'è? Dov'è? che Non lo vedo. è dal Non lo blog di vedo, dov'è? Cuscito. No, è il Ah, blog di Cuscito. Allora, ha saltato un nome. Ha scritto due parole attaccate. Ha saltato una lettera finale. Ha scritto le parole attaccate come se fossero tutt'una. Ha ma storpiato. questa a cosa si riferisce, però? Questo si riferisce a una cosa che ha pubblicato Biglino per fare il figo con l'ebraico su Instagram. Qua, di quando è questo? Questo è stato. Oddio, questo è recente, minimo a qualche mese. No, sinceramente Instagram non è molto attendibile, sai meglio di me che quando si digita, forse non è esperto di Instagram. Viene. No, allora, il blog di Cuscito. Allora, le cose che ha corretto Biglino derivano dall'Instagram ufficiale di Biglino. E niente, Michele, entra in chat che tu salve omnes. No, Michele, salta che tu hai seguito anche tu la vicenda delle correzioni a Mauretto, i risultati tragicomici che sono venuti fuori. Errori proprio da quinta elementare. Ma dove sono? L'errore dov'è quello plateale? No, ma scusa Stefano, dove sei adesso? Sto guardando questa pagina del link. Vai giù. Ci sono degli Ah, dell'ora. screenshot con delle correzioni. Sì, sto guardando, però. Allora. Ma Fa questo proprio sito di chi è? Questo sito di chi è? Cuscito, Cuscito il biblista. C'è il suo sito ufficiale questo? Se Cuscito ha un blog dove praticamente si concentra sulla pseudostoria, però visto che si è esposto un anno e mezzo fa pubblicamente come critico ateo e razionale di Biglino. Ma perché fa questo lui? Ha iniziato perché è stato spronato da altri, poi ha continuato per il semplice fatto che effettivamente questa storia della paleoastronautica fa molta disinformazione su quello che è comunque un argomento delicato. Aspetto una formazione sull'autore. Perché voi non capite, lui è un amante dell'antico, scrive tutto attaccato come 2000 anni fa. Probabile. Storia, pseudostoria. Poi c'è anche la psicostoria di Asimov, però. Però da quello che mi sembra Niente. di capire, aspetta, questo Cuscito ha un approccio però dogmatico alla Bibbia. No, voilà. Lui fa l'analisi storica razionale atea. Cioè, tutto tranne che teologo, cioè biblista vero e proprio.
Ciao Miki. Ciao, ciao. Nonostante tutto sono riuscito a entrare anche oggi. Sì, non come quell'altro che guarda i mercati col capitalista. Ma infatti è terribile, scusami. Adesso lui va lì a fare lo speculatore. Cioè, praticamente è il parassita di noi poveri lavoratori. No, niente, Vabbè, siamo. adesso io, vabbè, adesso io sai che faccio? Leggo stasera questo sito qua. Sono qua perché se no parlo di cose che non so, cioè non so, non posso dare ragione a nessuno dei due così, capito? E quindi al momento, allora aspetta. Questo è suo, cioè opera di questo cuscito, no? Il sito. Sì, tutta roba Cioè, sua. No, è lui. Ok. no, cioè, come ebraista è bravo, cioè, ho visto le sue referenze, anche è uno dei pochi comunque che nella sua regione, mi sembra che abiti in Puglia. E Sì. Ok, per questo stava per farci fare una... adesso sono arrivato al punto, un attimo. Ecco, la desinenza im in ebraico indica sempre il plurale, cioè è falso perché ci sono diversi sostantivi terminanti con im che però indicano un singolare. Cioè è falso, quindi... Cioè, tu cosa avevi detto degli Elohim? Tu avevi detto invece? Un uso quasi esclusivamente singolare. Sì. E invece, ecco, questo personaggio ne fa un uso plurale, sempre plurale. Ne è ossessionato. Dice sempre che è plurale perché su questo si basa poi tutta la teoria, per dire Sì, quando in realtà nella Bibbia l'unica volta che ha il plurale effettivamente è quando parla dei giudici. Il famoso libro dei giudici sarebbe lui, no? sì, ma sette volte su 7.000 casi, cioè sono, sì, quanto? 7 volte su 4.000-7.000 casi, quindi vai praticamente a prendere quelle 7 volte che ti danno ragione e basta. Sì, poi lui mi sembra che faccia anche l'esempio, no, del fatto che si usa il plurale, diciamo, per indicare una persona Vabbè, famosa. adesso ho detto, io potevo stare, sono stato già 52 minuti, potevo stare una mezz'oretta. Adesso approfondisco personalmente la questione, se no direi delle cazzate in merito. Quindi lascio a voi, insomma, probabilmente siete più informati, continuare. Vediamo un po'. Non è questione di mistero di Dio, è questione di mancanza di prove indipendenti. Insomma, diventa un po'. No, aspetta. Sì, ha ragione, non è biblista, è ebraista. No, scusate, errore mio, do Cuscito le lauree. Laurea così buttiamole, siamo in Italia, tanto. Va bene, dai, ci vediamo alla prossima, dai, ti devo salutare, voi continuate pure, Va eh. bene, Presto. dai. Ciao. Arrivederci, Ciao, 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 ciao. Ciao. Scusa, un attimo. Ok.